C'era una volta un re con la sua regina di nome Maria Stella. Essi vivevano felici, ma purtroppo non avevano ancora figli. Una mattina Maria Stella si affacciò dal balcone della reggia e vide una vecchietta seduta in cima alla scalinata con un gran cesto di noci. «Ecco», le disse la vecchietta, «questa noce è per te, figlietta d'oro. Fanne buon uso e sarai felice». Molto stupita, Maria Stella, quella sera a cena, mostrò la noce al re. Anche lui restò meravigliato. «Beh», disse alla fine, «dammi uno schiaccianoci e proviamo a mangiarcela». Maria Stella non voleva, tuttavia obbedì e gli porse lo schiaccianoci. Ogni sforzo fu inutile. La noce non si aprì nemmeno un pochettino. «Deve essere una noce femmina», commentò il re. «Non si apre e non è buona da mangiare. Secondo me si può buttar via». Maria Stella invece quella sera se la portò in camera e l'appoggiò sul suo cuscino. A notte fonda scoppiò un temporale. Tuoni, fulmini, una pioggia torrenziale. La regina si svegliò di soprassalto e vide un fiotto luminoso rischiarare la stanza. Al momento pensò fossero i lampi, ma poi si accorse che la luce proveniva dalla noce appoggiata sul cuscino. Si alzò per guardare meglio. La noce era aperta in due e sprigionava un raggio d'oro. Sopra il raggio d'oro era seduto un bimbetto con lunghi riccioli e grandi occhi limpidi. «Cara mamma», disse con voce affettuosa. E a Maria Stella, sentendosi chiamare così, cominciò a battere il cuore. «Sono il tuo bambino, quel bambino che da tempo desideri tanto, ma se davvero mi vuoi, devi venire a prendermi». «Oh piccolo mio, ma dove potrò venire a prenderti?» «Fai rotolare la noce, seguila». E il piccino, avvolto nel suo fulgore, rientrò nella noce, che subito si richiuse. Cadde delicatamente a terra e cominciò a rotolare, e la regina dietro. La mattina dopo, il re si svegliò proprio di buon umore, vedendo che non pioveva più. Scese a colazione, ma tutti i servitori erano schierati davanti a lui con aria preoccupata. «Che succede?» domandò. «Sire», rispose uno, «la regina è scomparsa. Sono ore che la cerchiamo in tutte le stanze e non sappiamo dov'è». «Imbecilli! È solo ora, me lo dite? Continuate a cercarla anche fuori. Forse è caduta o ferita». Uno dei paggi si avvicinò con un cesto di noci e disse: «Io ho trovato questo in cima alle scale esterne. Non so se è importante». Il re si batté la mano sulla fronte. «Ma certo, la vecchietta! Forse era una strega l'ha rapita. Andrò a cercarla io stesso». Montò a cavallo e partì. Varcò i confini del regno ed entrò nella foresta che canta. Qui, in questa foresta, basta un alito di vento che subito mille voci armoniose sembrano cantare in coro. Il sole, ormai al tramonto, arrossava le foglie degli alberi fitti e illuminava sentieri stretti e tortuosi. Proprio alla fine di un sentiero, il re vide all'improvviso la regina che correva per di fiato col mantello che le sventolava dietro. La chiamò a gran voce, ma lei parve non udirlo affatto. Allora si mise a correre pure lui, ma ad una svolta del sentiero altri sentieri si aprirono come un improvviso ventaglio in tutte le direzioni, e di lei nessuna traccia. Il re sedette a riposare. «E adesso?» pensava. «Dove andrò a cercarla?» Uno stridere di ruote lo fece voltare. Un boscaiolo stava arrivando col suo carico di legna. «Buon uomo!» domandò il re. «Avete visto la mia regina Maria Stella che correva come una pazza dietro non so che cosa?» Il boscaiolo sorrise. «Dentro la foresta che canta, tutti corrono a cercare qualcosa. La vostra regina non l'ho vista, ma potete andare a chiedere alla signora Sibilla, che abita in cima alla collina, subito fuori dalla foresta. Ma vi avverto, la salita è ripida, il cammino faticoso, irto di sassi e rocce pericolose». In effetti il re dovette tribolare non poco lungo il sentiero scosceso, in più era già quasi notte.
ma una grande luna spuntò a illuminare il monte della Sibilla, vuoto di alberi, appena incoronato di verde e di bianchissime pietre. Arrivato senza fiato all'entrata della grotta di Sibilla, il re vide una fiamma brillare all'interno e si sentì chiamare. Dentro ardeva un grande fuoco in un immenso camino, e lì accanto era seduta una signora, alta, maestosa, drappeggiata in un lungo abito che l'arrivava fino ai piedi. Il re, che si era aspettato di vedere la vecchietta delle noci, restò a bocca aperta. Sibilla sorrise e domandò: «Sei venuto a chiedere notizie della regina e del tuo bambino?» «Ma», trasalì il re, «noi non abbiamo figli». «Oh sì, la tua regina è corsa dietro la noce fatata che io le avevo dato». «Credevo che l'avesse avuta da una vecchietta», la interruppe il re, poi subito ammutolì. Sibilla si era un poco spostata verso l'altro lato del camino e, al riverbero della fiamma, egli vide con enorme stupore il volto variare in continuazione, con molte sembianze, quasi come dietro un velo. Infine, era una vecchietta avvolta in semplici panni scuri e gli sorrideva. Ella aveva una bacchettina di pruno in mano, la batté più volte sulla pietra dicendo: «Guarda!» Le fiamme si aprirono e apparve la foresta che canta, e la regina Maria Stella si stava infilando dentro un grande anello di pietra massiccia, circondata da uno strano alone luminoso, e tendeva le braccia, tutta contenta. Sibilla si girò. Era di nuovo una dama, come una Madonna. «La regina», disse al sempre più stupefatto re, «ha varcato l'anello della pietra delle fate ed è entrata nel paese dei bimbi mai nati. Lì ha trovato il vostro. Vai di nuovo dunque nella foresta che canta, prendi lei e il bambino e tutti insieme tornate senza indugio alla reggia. Ma bada, ti sentirai molto stanco, ma tu non fermarti a riposare per nessun motivo. Avrai fame e sete, ma tu non prendere nulla, perché se appena lo farai, tutto dimenticherai e il bambino e la regina, come all'alba la bianca brina, nel tuo ricordo svaniranno». «Oh, mai, mai!» assicurò il re. Poi ringraziò e partì. Fuori splendeva ancora la luna. Il re scendeva in fretta. Quando arrivò ai piedi del monte, sentì una scossa arrivare con grande rombo di tuono. La terra tremò sotto i suoi piedi. La luna stessa parve roteare sulla cima incoronata del monte, che si abbassò come schiantato, sprofondò in massi, e pietre rotolarono per ogni dove. Il re scappò a gambe levate. Entrò nella foresta che canta col cuore che gli scoppiava in gola. Cadde ansando lungo disteso sul prato morbido di una piccola radura. E il prato si aprì quasi sotto le sue braccia, mostrando una scala ben illuminata. Il re scese e arrivò in una sala sontuosa con tavole pronte, apparecchiate. Sembrava per una grande cena, con ogni sorta di squisitezze. Ciotoline fumanti di polenta con la sapa, piccioncini ripieni di castagne, quaglie con gamberi tartufi, ciauscoli morbidi, prosciutti aromatizzati con bacche di ginepro e finocchio selvatico, tazze di vino cotto, piramidi di prugnette gialle, succose. La porta in fondo alla sala era aperta e dava su un giardino dove già spuntava l'alba. Lì era seduta Maria Stella con un bimbetto sulle ginocchia e amorevolmente gli pettinava i lunghi riccioli. Appena vide il re, corse ad abbracciarlo, poi gli mostrò il piccolo. «È il nostro!» Il re sgranò gli occhi e, dalla sorpresa, cadde seduto lì accanto. «Ma, come hai fatto?» «Sono corsa dietro la nuce fino alla pietra delle fate. Ho varcato l'anello propizio alle donne che desiderano figli e sono arrivata al paese dei bimbi mai nati. Lì era il piccolino. L'ho riconosciuto perché già mi si era presentato quando la noce si era aperta durante quel forte temporale notturno». E Maria Stella
depose il piccolo ai piedi del re. «Che meraviglia!» esclamò il re, sollevando tra le braccia il bambino. «E come l'hai chiamato?» «Celeste!» «Meraviglioso anche il nome!» approvò il re. «Ora aspettatemi qui tutti e due, andrò alla reggia e tornerò con una comoda carrozza per te e per il piccolo, perché la strada a piedi è lunga!» E il re, molto contento, li lasciò e rientrò nella sala. Vedendo tutte quelle buone cose ancora pronte a tavola, si ricordò che già da 2 giorni non aveva toccato cibo. E, del tutto dimentico delle raccomandazioni di Sibilla, sedette e mangiò e beve di gusto. Quando fu sazio, ebbe voglia pure di riposarsi. C'era lì vicino un bel sofà con morbidi cuscini. Vi si adagiò e cadde subito in un sonno profondo. «Se appena lo farai, tutto dimenticherai, e il bambino e la regina, come all'alba la bianca brina, nel tuo ricordo svaniranno!» Quando si svegliò, era nel suo letto, alla reggia, e aveva completamente dimenticato tutto, o quasi. Ai servitori che chiedevano notizie della regina rispondeva: «Regina? Quale regina? Di che parlate?» Alla fine essi pensarono che il re, dal grande sconforto per non aver più trovato sua moglie, fosse del tutto ammattito e non gli domandarono più nulla. Intanto Maria Stella era rimasta ad aspettare, ma aspetta oggi, aspetta domani, del re nemmeno l'ombra. Molto preoccupata si legò il bambino sulle spalle e decise di cercare la via del ritorno. Cammina, cammina, attraversò tutta la foresta che canta e arrivò anche lei ai piedi del monte di Sibilla. Ma qualcosa era cambiato. L'entrata della grotta era ostruita da massi e rocce spezzate, sulle quali già verdeggiavano cespugli ed erbe selvatiche dall'intenso profumo. Tuttavia ogni tanto passavano di lì alcuni pastori con i loro greggi. Una sera uno di loro invitò Maria Stella davanti al fuoco per riscaldarsi e le offrì pane fresco e latte per il bambino. «Donna!» le domandò. «Ti sei perduta forse? E non trovi più la strada per casa tua?» La regina stava per rispondere, ma trasalì osservando meglio il pastore che le parlava. Batté le ciglia, si strofinò gli occhi. Alla luce del fuoco all'improvviso il pastore non le sembrava più tale. Sotto il cappuccio foderato di candida lana che gli avvolgeva la testa vedeva, anzi rivedeva, il volto sorridente della vecchietta delle noci. Ma balbettò meravigliata. «Siete voi?» «Sì, figlietta mia d'oro, e non ti ho mai perduta di vista. Ecco dunque cosa devi fare. Scendi per quel sentiero e domattina ti troverai nei pressi di una capanna, accanto alla sorgente dove sempre scorre un'acqua che io benedirò per te. Nella capanna puoi starci quanto vuoi, la dispensa sarà sempre ben fornita, dovrai solo aspettare e avere pazienza. Nell'attesa potrai cucire e tessere per il tuo bambino.» «Oh!» si rammaricò Maria Stella. «Purtroppo non sono capace, le mie donne alla reggia lo facevano per me.» «Non ti preoccupare, io ti insegnerò e imparerai presto, tesserai abiti finissimi per il tuo bambino celeste. Cercherai erbe adatte per curarlo quando avrà bisogno e per farlo crescere robusto io ti indicherò quali scegliere. Ti insegnerò anche le canzoni più liete per farlo addormentare la sera e vedrai il tempo dell'attesa non ti sembrerà lungo. Sempre che tu voglia ascoltarmi e seguire ciò che ti dico, anche quando sentirai la mia voce ma non mi vedrai.» «Lo farò, sempre!» «Bene. Intanto, ecco, prendi questa.» E le diede una coppa di cristallo finissimo. «Tienila con cura. Appena il re verrà da te, offrigli da bere l'acqua che sgorga dalla sorgente e fai precisamente come ti dico.» E lentamente riprese le sembianze del pastore, che dopo un saluto con la mano si allontanò, seguito dal suo gregge. La mattina dopo Maria Stella si incamminò
e arrivò alla capanna. Questa si trovava proprio al limitare della foresta e dalla fessura di una grande roccia di vicino sgorgava un filo d'acqua limpida. Così passò il tempo, il piccolo Celeste cresceva, Maria Stella, come aveva detto Sibilla, lo curava e lo seguiva con sapienza, tesseva per lui abiti finissimi, degni di un piccolo principe, lo portava dentro la foresta che canta ad ascoltare ed imparare musiche bellissime. Una mattina si sentì un gran rumore di cavalli al galoppo e un latrare di cani, sembrava una partita di caccia, il trambusto durò tutto il giorno, poi poco prima del tramonto un cavaliere arrivò alla capanna e Maria Stella riconobbe suo marito. Subito gli si precipitò incontro, ma quale non fu la sua sorpresa vedendo che egli non la riconosceva. Il re si inchinò piuttosto sorpreso e le chiese: «Chi siete, signora, e che ci fa una così bella e delicata persona come voi in questa povera capanna?» E siccome intanto anche il piccolo Celeste si era avvicinato, chiese ancora: «E questo bel bambino è vostro e vivete qui tutti soli?» «Sì, maestà, il mio sposo e padre del piccolo che doveva venirci a prendere si è scordato di noi.» «Oh, che disgraziato! Ditemi come è fatto e io manderò a cercarlo e lo farò anche punire severamente.» «Venite e ve lo mostrerò, ma prima andrò a prendere una coppa degna di voi per dissetarvi qui alla fonte.» E Maria Stella entrò nella capanna e venne fuori con in mano la coppa di cristallo donatale da Sibilla. «Venite, maestà!» Si avvicinarono alla sorgente e l'acqua scaturiva limpidissima da un'apertura della roccia tra fronde leggere di Capelvenere e cadeva con ali d'argento in una polla sottostante, allargandosi poi in una conca quieta, simile ad uno specchio. «Ditemi dunque, signora, descrivetemi vostro marito.» «Sporgetevi un po', sire.» Il re si sporse e vide il suo viso riflesso nell'acqua. «Vedete?» «Sì, certo.» «Bene, è lui.» Dalla sorpresa il re ebbe un tale sussulto che per poco non cascò dentro l'acqua. «Ma che dite?» Maria Stella riempì fino all'orlo la coppa di fresca acqua e gliela porse. «Bevete intanto.» Il re bevve una lunga sorsata, poi un'altra ancora, poi la guardò ed esclamò: «Maria Stella!» «Sono qua.» «Il piccolo Celeste!» Il bimbo sgabbettò verso di loro ridendo. «Finalmente vi rivedo, miei cari, partiamo subito.» «Un momento.» E Maria Stella salì sul bordo della fonte, girò intorno ed entrò nella fessura della roccia. Sibilla era lì. «Sono venuta a salutarvi e a restituirvi la coppa. Vai, figlietta, non indugiare, presto.» «Grazie.» Maria Stella uscì ed ecco un rombo assordante, il lento crescendo, un tremito inatteso, la fessura nella roccia si richiuse. L'acqua cessò di colpo di sgorgare, come prosciugata all'improvviso. Rotolavano per ogni dove ciottoli e massi. Il re, che era già a cavallo, voleva scendere a controllare, ma Maria Stella lo fermò. «Lasciate, andiamo!» E salì in sella anche lei, col bimbo Celeste, stretto al petto. Partirono veloci come il vento e tuttavia per un attimo Maria Stella si girò. Dalla roccia chiusa, quasi in trasparenza, una signora elegantemente vestita la salutava e col gesto della mano sembrava dirle: «Addio!»